Buongiorno carissimi e bentornati a un altro video podcast del lunedì. Allora, oggi un argomento molto importante che voglio chiarire una volta per tutte, ok? Ne ho parlato spesso di questa cosa, ma ancora ogni settimana, ancora dopo 5 anni comunque, ricevo questa domanda che è: ma per assorbire, assimilare l'italiano seguendo il metodo naturale, che vi ricordo per chi l'ha scoperto da poco, il metodo naturale in sostanza dice questo: per imparare una lingua, assimilare una lingua e non studiare una lingua, devi continuare ad ascoltare materiale interessante, comprensibile e ripetutamente, ok? Quindi questo, fatto nel tempo, ti porterà a sviluppare il tuo parlato, la tua comprensione, eccetera, no? Ovviamente con pazienza. Intanto il sole mi ha lasciato e dovrei cambiare i settings, le impostazioni della telecamera, ma guardiamo se torna il sole, ok? Intanto, ma in sostanza la domanda che mi viene fatta spesso è: quante volte devo ascoltare questo audio? Per esempio potrebbe essere questo video per assorbire l'italiano, no? E è una domanda molto giusta da fare, che anch'io mi facevo all'inizio, ma ho smesso di farmela così tanto quando ho capito il principio principale, quello che ho menzionato: ascoltare ripetutamente materiale interessante e comprensibile. Ma una volta che hai capito questo concetto, la cosa ancora più importante, in sostanza, è di fare cose anche che siano piacevoli per te. Ovvero, se c'è un audio che a te piace particolarmente, un video che ti piace particolarmente, è meglio ascoltare 30 volte quel video che fare 20 volte d'ascolto ogni video che vedi in giro per fare così che il metodo naturale funzioni, no? Quindi in sostanza devi seguire anche ciò che ti piace, ok? Se ti piace una cosa, ascolta di più quella e non ascoltare le altre. Se ti piace una canzone in particolare, se ti piace una storia in particolare, un video, un documentario, qualsiasi cosa essa sia, l'importante è che ti concentri anche su attività piacevoli, perché imparando in questo modo non è come andare due volte a settimana a scuola, due ore il lunedì, due ore il giovedì. Allora impari preposizioni, impari articoli, impari cose, ma poi non le sai usare nella vita reale. La maggior parte delle volte ci sono studenti che lo fanno per anni e poi non riescono a parlare come un italiano naturalmente, perché hanno tutti i concetti in testa memorizzati e poi nel parlare pensano. In questo modo invece tu ti devi concentrare proprio su attività piacevoli, perché per assorbire la lingua intera dovrai passare molto tempo con la lingua, e quindi per assorbire il modo di usare gli articoli, le preposizioni, i verbi e tutta la grammatica, ma in modo non conscio, in modo diciamo subconscio, possiamo dire, quindi senza che tu sai consciamente tutto, dovrai passare molto tempo. E per passare molto tempo ascoltando l'italiano non puoi farlo con cose che non ti piacciono. Quindi se stai usando dei miei corsi, se stai usando i video che ho creato su YouTube, eccetera, o i podcast, e hai questa domanda: quante volte devo ascoltare ogni video? Allora, la risposta è: ascolta quante volte vuoi e ascolta quelli che ti piacciono di più. Anche nei corsi, ascolta le parti che ti piacciono di più e ascoltale quante volte vuoi. Io indicativamente, ovvero per dare una struttura, una linea, dico ascoltalo minimo 10 volte, un minimo 20 volte, eccetera, no? Ma non è quello di dire: ah, se faccio 20 volte ognuno, anche se non mi piacciono, imparerò l'italiano. È importante anche che la tua attenzione sia lì, grazie al fatto che ti piace quello che stai ascoltando, ok? Se diventa una cosa, diciamo, come uno sforzo enorme perché odi ascoltare la stessa cosa 20 volte, non funzionerà. È importante che l'attività sia comunque piacevole, no? Mi ricordo quando imparavo il francese avevo scoperto i video del mio amico Johan,
creatore di Francis Authentique, ero in autobus e c'era un audio che mi piaceva e lo stavo ascoltando tutta la settimana in autobus mentre andavo a scuola in pullman. E mi ricordo che ogni mattina non vedevo l'ora di mettere quell'audio, e anche se era lo stesso, però mi piaceva particolarmente quello che stava dicendo, la sua voce in quell'audio. Ho detto, dai, ascoltiamolo anche oggi, anche oggi, anche oggi. E non è che ho detto, dai, finché ho fatto 20 volte l'ascolto, poi passo a un altro audio. No, era una cosa che, ah, bello questo audio, so che devo ascoltare più volte gli stessi, quindi sceglievo i migliori che mi piacevano di più e li ascoltavo ripetutamente, ok? Quindi ci tenevo a aiutarvi a risolvere questo dubbio ancora una volta, perché all'inizio è normale farsi questo tipo di domande, perché specialmente se non avete mai imparato una lingua seguendo il metodo naturale, potreste avere dei dubbi, è come quando qualcuno va in palestra per la prima volta e chiede al personal trainer: ma quante volte devo fare queste ripetizioni? Perché ancora non si sa com'è che si raggiunge quel risultato. Ma immaginate invece una persona che ha fatto palestra per 7 anni e ha già raggiunto varie volte il fisico che voleva. Quando torna in palestra non chiederà al personal trainer: ma quante ripetizioni devo fare di questo? Perché nella sua mente sa già che no, cioè non cambia se fai 6 ripetizioni o 8 alla fine. Alla fine è il tempo più gli allenamenti più la struttura in generale che ti porterà al risultato. Non è dire: oh, ascolta, fai 5 ripetizioni invece che 7. Ok, anche lì si può scegliere una struttura, però anche nelle lingue è così. Uno che ha già raggiunto magari un buon livello in un'altra lingua, seguendo il metodo naturale, diciamo che tende a non aver più bisogno di sapere: oh, devo ascoltare 5 volte, 6 volte, 7, 10, perché ha capito i principi e poi è flessibile nel come e nel quanto, ok? Ma una volta che segui i principi nel tempo, questo ti garantirà lo sviluppo del tuo italiano, ok? E fantastico, a posto. Quindi ci tenevo principalmente a risolvervi questo dubbio. E poi c'è anche chi dice: ma Alberto, io capisco questa cosa di ascoltare gli stessi audio tante volte e di fare tipo 10 volte ascolto gli stessi audio, 20 volte, ok? E che imparerò la lingua correttamente in questo modo, ma non sono d'accordo con te sul fatto che imparerò, diciamo, la grammatica inconsciamente. Io voglio impararla scientificamente, voglio sapere tutto della lingua, studiarla come uno scienziato, anche la grammatica. E a chi mi dice questo, dico: allora, io ovviamente non sono d'accordo con quello stile, ma non vuol dire che uno non può farlo. Se uno ama fare così, fantastico, fa parte del concetto. Fai le cose che ti piacciono con la lingua. Io personalmente ho visto che dopo 10 anni di scuola e la stavo studiando come uno scienziato la lingua, seguendo quello che mi dicevano a scuola praticamente, la grammatica, ma mi sono trovato dopo 10 anni a non poter parlare nessuna delle lingue che mi stavano facendo studiare grammaticalmente. E cominciando a mettere l'ascolto 95% del tempo e 5% del tempo come curiosità a scoprire delle regoline, dare una lettura delle cose che mi aiutavano a essere consapevole di alcuni tempi, così, ma non come studio, proprio come curiosità, ha trasformato le mie lingue. Quindi anche lì non c'è una, diciamo, verità, perché uno può giurare sulla propria vita che ama la grammatica e studiare la grammatica e che quello lo aiuta. Fantastico, e è vero per lui. Io posso giurare che non amo studiare la grammatica direttamente, mi confonde di più cercare di capire tutte le preposizioni, eccetera, e nella mia esperienza, imparando il rumeno, il francese, spagnolo, ora il portoghese e poi anche un po' il tedesco che ho fermato per adesso,
e anche il russo, che anche ho fermato per adesso, quindi per chi me lo chiedeva anche sì, sono in pausa con quelle due lingue perché sto capendo che fare troppe cose assieme poi si fa progresso, poco progresso in tutte, quindi adesso mi sto concentrando molto sul migliorare i corsi di italiano automatico e sugli studenti brasiliani, anche con il mio amico Pierluigi, devo apprendere italiano, eccetera. Quindi sto mettendo molta energia in questo e non ho potuto portare avanti 8 lingue in questa fase, ma sto cercando di comunque mantenere le mie conoscenze che avevo. E in sostanza è questo, no? Quindi pensate ciò che voi preferite fare. Chi segue il mio metodo di solito ha questa preferenza di e ha capito la potenzialità dell'ascoltare tanto una lingua. Ogni volta, ogni video, ogni podcast, ogni settimana leggo decine e decine di storie di chi, quando è passato dal tradizionale al capire che ascoltare materiali comprensibili e interessanti è la chiave, ha sbloccato finalmente il proprio italiano, o anche è partito con questo metodo e poi nel tempo è riuscito a parlare. Quindi veramente questo è il mio punto di vista, è lo stile che preferisco, e se la domanda che ti fai spesso è quante volte devo ascoltare gli stessi audio, è alla fine quante volte vuoi, più sono meglio è, ovvio, ma se diventa una sfida, più diciamo ad ascoltarlo più volte possibile tanto per, ovvero così, allora no, perché poi ti annoierai e diciamo l'efficacia diminuirà. Se invece lo fai proprio perché ti sta piacendo quell'audio, hai capito il principio principale e quindi vuoi migliorare il tuo italiano e assorbire la grammatica, la lingua e tutto via audio e via testi e audio comprensibili e interessanti, allora farai grandi progressi, ok? Quindi, intanto vi auguro una buona settimana, buona giornata, grazie per guardare il podcast e il video, che anche su YouTube e Facebook sarà, e se vi è piaciuto quello che ho detto, prendetelo come video o podcast da ascoltare più volte per ricordarvi appunto di questi concetti, ok? E ascoltatelo tante volte fino a che direte che palle, questo Alberto mi ha rotto le palle adesso, la sua voce mi sta sui... Quindi voglio ascoltare qualcos'altro, ok? Tutto ciò, buona giornata, buona settimana e ci sentiamo presto.